torna come ogni martedì dopo Pasqua Orsogna l'appuntamento con i Talami, quadri biblici ricostruiti animati dai cittadini attori, raccontano la Bibbia e ogni anno vi è un tema diverso, questa volta la terra promessa, un invito a dire no a tutte le guerre e ai popoli di avere il diritto di vivere su questa terra. I carri sono trainati da trattori, tranne il settimo portato a spalla che richiama la tradizione più antica, centenaria. Tutto questo con la colonna sonora della banda e l'intera comunità di Orsogna che ritrova il suo rito, e non sono pochi cittadini stranieri che vivono qui e che chiedono di partecipare al corteo. Quadri sapientemente realizzati per rappresentare e raccontare episodi presenti nella Bibbia. La presidente dell'associazione Talami di Orsogna, Livia Ceccarossi, precisa che appena conclusa la manifestazione odierna già la cittadinanza si prepara per il prossimo anno, diversi anche gli abruzzesi all'estero che tornano per l'occasione. Allora, i Talami sono sempre 6 trainati più il settimo che ricorda quello originario che risale all'incirca 700 anni fa, di preciso non lo sappiamo. Quest'anno come tema abbiamo scelto la terra promessa perché per mandare un segno, per dire di amicizia, di fratellanza, perché comunque tutti siamo in una terra promessa, tutti dobbiamo avere il nostro spazio, rispettare lo spazio degli altri senza arrogarsi alcun diritto. Tutta la cittadinanza si prepara per questo giorno. Come vengono creati questi talami? Allora, intanto ne cominciamo a parlare quando finisce un'edizione, già neanche finisce che già pensiamo al prossimo anno. Poi gli eventi che avvengono nel mondo ci danno l'input e su quello cominciamo a studiare, a leggere, a cercare gli argomenti sulla Bibbia. Ora i testi sacri vanno letti e cerchiamo comunque di dare qualcosa che sia di facile interpretazione, perché rappresentare una scena è complicato. Cosa rappresenta il giorno dei Talami per gli orsognesi? Allora, in questo momento, devo dire la verità, io direi più la comunità di Orsogna, perché diversi ragazzi che sono sui nostri talami, e un paio sono su quello che sta arrivando, sono di origini non italiane. E quindi proprio, e questo è un bel segnale, perché si sono proposti, questo vuol dire che ad Orsogna non ci sono distinzioni, non ci sono, ma siamo un'unica grande comunità. La terra promessa è mantenuta. La terra promessa è mantenuta, perlomeno ad Orsogna. E io spero che arrivi anche oltre i confini di Orsogna.